Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. 1936 sono io. Oggi andiamo ad analizzare la quinta giornata di Serie B che si è appena conclusa l'altro ieri e andiamo a vedere i pronostici della sesta giornata che comincerà questa sera con Crotone e Brescia. Allora, Brescia-Palermo 2-1 ragazzi, vince il Brescia di Corini che era seduto alla panchina subentrato a Suazo. Il Palermo esonera Tedino, cosa avevo detto? Ci ho preso anche qui. Cittadella Benevento 0-1, bellissima prova del Benevento di Bucchi che vince Cittadella e sappiamo che è un campo tostissimo, quindi grande Benevento che si proietta nelle zone alte della classifica. Verona Spezia 2-1, il Verona passato in svantaggio è riuscito a ribaltare la partita e a continuare la striscia di risultati utili. Verona primo in classifica anche per lo 0-3 tavolino a Cosenza. Livorno-Lecce, questo era il derby delle neopromosse, la spunta il Lecce vince per un 3-0, un risultato netto. E ho detto che a me il Livorno quest'anno non mi piaceva, non mi dava garanzie, non, anche Lucarelli in panchina. Sarà dura per il Livorno salvarsi. Perugia-Carpi, altro risultato a sorpresa, vince il Carpi di Castori che è stato richiamato in panchina per 1-0 e quindi io comincio a vedere traballare anche la panchina di Nesta. Poi parleremo anche di questo. Salernitana-Ascoli, la partita di sfigate, 1-1, a me la Salernitana non entusiasma, l'Ascoli men che meno, ho detto che sono due squadre che secondo me arrivano nei bassi fondi. È stato un pareggio che ha fatto il punticino per le due squadre, però secondo me non serve a nulla. Queste sono le partite che non servono a niente. Cremonese-Cosenza 2-0, la squadra di Mandorlini si conferma una squadra che dà fastidio e che secondo me arriverà facilmente nei playoff. Il Cosenza di Braglia... Lasciamo perdere Braglia che in Serie C può fa pure di magheggi, può essere pure un mag, però in Serie B, la Serie B è un'altra cosa. La Serie B è veramente roba tosta e Braglia a me non mi ha mai entusiasmato. Men che meno sto Cosenza. Quindi anche qui vi ho pronosticato, secondo me, l'ultimo posto del Cosenza in classifica. Vedremo. Foggia-Padova ha chiuso la quinta giornata di Serie B 2-0, si riprende il Foggia di Grassadonia, è andato sul sicuro questa volta, la squadra è riuscita a vincere, anche a convincere. Io credo comunque che il Foggia arriverà ai playoff nonostante il meno 8, questa è una mia scommessa quest'anno perché la squadra è veramente veramente forte. Bene, andiamoci adesso a fare i pronostici veloce, i pronostici della sesta giornata che incomincerà questa sera con Crotone-Brescia. Allora, sesta giornata di Serie B, Crotone-Brescia X, dico X perché il Crotone, cioè abbiate di scoppola a Pescara e col Verona in casa, il Brescia è carico dopo la vittoria contro il Palermo con Corini in panchina, Corini che non è stupido, quindi secondo me ci sarà un X e uno Stroppa che incomincerà un po' a... povero Stroppa, a traballare. Lecce-Cittadella, altro partitone, Lecce che sta facendo bene in classifica, Cittadella che sappiamo la squadra che è. Dico uno, un risultato a sorpresa, dico uno perché il Lecce c'ha la sa lunga, dico uno, secondo me sarà uno. Salernitana-Verona, ma di cosa dobbiamo parlare qua? Da pescarese, da tifoso del Pescara, un bozzo di Ciudridu, però il Verona lo odio e quindi io dico che secondo me vincerà la Salernitana, ma solo perché odio talmente tanto il Verona che spero che abbia a perdere. E poi la Pescaresa, se non è primo, ha da perdere a che punto. Quindi Salernitana-Verona 1. Spezia-Carpi, qui lo Spezia ha perso a Verona, vinceva, il Carpi ha vinto a Perugia, quindi secondo me ci potrebbe uscire un X fra le due squadre. A me, cioè queste sono squadre della metà classifica, quindi per me il pareggio è probabile. Venezia-Livorno, il Venezia viene dal turno di riposo, il Livorno ha perso in casa con il Lecce, secondo me vincerà il Venezia perché la vedo più squadra da Serie B, solo per questo. Ascoli-Cremonese, e qui
L'Ascoli deve fare punti in casa, assolutamente. La Cremonese rompe le palle, lo sappiamo, con Mandorlini. Ma qui dico che questa volta secondo me vince l'Ascoli, perché l'Ascoli in qualche punto deve fare. Cosenza-Perugia, e qui c'è il Cosenza che sappiamo che secondo me è la squadra più scarsa del campionato. Il Perugia, io credo che se Nesta non dovesse fare risultato a Cosenza, incomincia veramente a traballare anche la sua partita. Benevento-Foggia, raga, partitone, ma secondo me il Benevento vincerà, perché sfrutterà sicuramente la sua forza e il fattore campo. Quindi questi sono i miei pronostici. Padova Pescara, Ninvrivacce Pescara Manzia. Mi raccomando, pollice in su se il video vi piace, commentate qui sotto, fatemi sapere i vostri pronostici, se siete d'accordo con i miei, condividete il video e se ancora l'avete fatto iscrivetevi al canale. Ciao a tutti, buona serie B e forza Pescara, ciao!